Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati su Re TV, Real Estate Television, benvenuti da Diego Caponigro. Finalmente di nuovo insieme, non vedevo l'ora perché oggi è una puntata davvero interessante, perché parleremo di digitale agli agenti immobiliari, finalmente, era un po', mi mancava, è un tema a me molto molto caro, ma non solo, parleremo anche, ovviamente, anche di immobiliare, di nuovi metodi e nuove procedure, strategie per vendere casa attraverso nuovi sistemi. Lo facciamo come sempre in compagnia di Gerardo Paterna. Ciao Gerardo! Ciao Diego, un saluto a tutti e bentrovati. Come anticipato, Diego, puntata interessante, tecnologia e metodo per gli agenti immobiliari, soprattutto metodo legato però anche al come svolgere tecnologicamente questa professione con due ospiti inediti, tranne uno, credo. Beh, È vero, uno è un vecchio un vecchio amico, amico che ecco. insomma ci mancava. Esatto. Prima di partire però abbiamo il consueto spazio pubblicitario. Pubblicità, a dopo. Perché dovresti scegliere Remax per la tua carriera? Perché Remax è diversa dagli altri. Remax è l'immobiliare numero uno al mondo, presente in oltre 100 paesi, con 8.000 agenzie e più di 120.000 consulenti affiliati. Crescerai insieme a professionisti altamente qualificati, non solo colleghi, ma anche veri amici. Ti offriamo un percorso formativo esclusivo grazie ai docenti della Remax University. Una piattaforma digitale all'avanguardia e un codice etico basato su una collaborazione trasparente. In Italia ci hanno già scelto oltre 3.000 professionisti, ora tocca a te. Sei stanco di essere sommerso dalla burocrazia cartacea? Regold è quello che ti serve per tornare in superficie, per essere in regola con la normativa sull'antiriciclaggio. Ti bastano solo 3 clic e risolvi tutti i problemi. Ti offriamo sempre un'assistenza personalizzata e potrai finalmente evitare multe salate. Per te ci siamo sempre! Visita il sito www.regold.it/antiriciclaggio. Con Regold è tutto più semplice. Regold, il numero uno dei servizi per agenti immobiliari. Eccoci di nuovo in studio. Allora, ben ritrovati. Iniziamo subito con la presentazione degli ospiti, Sì. Gerardo. Parto, Ok, presento non lo il so, mio ospite, il mio il tuo ospite, il tuo ospite. te lo lascio a te. Va bene, Allora, il mio ospite ognuno il qua alla suo. mia destra, abbiamo il piacere di avere Emanuele Abbondanza, co-founder di Vendita Fast. Sì, Benvenuto. buongiorno, grazie. Bene, alla mia sinistra invece, una vecchia conoscenza, un amico, Massimiliano Pochetti, presidente, possiamo dire ideatore, di Casa Share. Grazie per essere qui. Grazie a voi. Benvenuto, benvenuto Massimiliano. Grazie, grazie. Allora, prima domanda molto semplice, veramente, insomma, ci dovete spiegare esattamente cosa fate, qual è il vostro progetto, quali sono le vostre novità. Iniziamo da Emanuele. Sì, allora, Vendita Fast è nata circa 2 anni fa. E praticamente noi abbiamo voluto spostare praticamente la comunicazione anziché essere, diciamo, come la maggior parte delle agenzie, quindi dedicare la comunicazione verso gli acquirenti, l'abbiamo spostata completamente nella ricerca Dei dei venditori, ok. venditori, sì. E Vendita Fast, appunto, ormai siamo quasi 2 anni e siamo già una realtà ben consolidata nella nostra zona. Ma di fatto cos'è un processo in questo senso? E, sì, Qual è è un l'elemento processo innovativo? di acquisizione di clienti Sì? in target. In target vuol dire, noi abbiamo deciso di voler lavorare su una nicchia di clientela e per nicchia intendo quelli che sono motivati alla vendita. Questo ci permette di ottimizzare anche i tempi, di dare un ottimo servizio anche su quello che poi è il risultato finale e lo facciamo attraverso il marketing. Il marketing dando dei contenuti di valore. Quindi noi praticamente nel momento in cui noi comunichiamo a un target profilato sappiamo già qual è la loro, diciamo, le loro credenze, il loro valore di credenze. Di conseguenza noi le andiamo a smontare mettendoci proprio dei contenuti di valore anziché contenuti
contenuti generici. Però perdonami, così io faccio un po' l'avvocato del diavolo. Non ho capito un granché, no? Nel senso che tu mi hai detto che è un processo, mi hai parlato di contenuti, di valore, ma spiegami meglio qual è l'elemento distintivo rispetto a quello che fa un agente immobiliare normalmente nella sua vita lavorativa. Cioè, tu mi hai detto, io profilo i clienti venditori. Perfetto. In che maniera? Adesso non so, sto immaginando magari un'intelligenza artificiale piuttosto che un altro metodo, piuttosto che non so. Siamo usciti dal classico metodo del porta a porta, sì, del contatto a freddo. Già questo è interessante. Ecco, okay. E siamo usciti dal fare la ricerca su strada. E quindi questo, diciamo che per noi negli anni, io sono 20 anni che sono nel settore immobiliare, a un certo punto della mia carriera mi sono detto, ma io voglio continuare a fare questo. Oggi abbiamo degli strumenti, l'era del digitale, ormai sappiamo tutti che è uno strumento potentissimo, quindi anziché comunicare uno a uno, comunichiamo uno a molti. Certo. E quindi andare a intercettare i potenziali venditori e andarli anche a rieducare su quello che noi siamo, su quelli che noi siamo, senza ogni volta dire in realtà one to one quando il cliente arriva da noi, e abbattere quella famosa barriera di sfiducia, no? Che si crea inizialmente tra, certo, l'agente immobiliare e il cliente che è davanti. Quindi questo ci ha permesso di arrivare ancora prima di parlare con loro, e il cliente arriva già educato, arriva già sapendo già chi siamo. E quindi per noi questo, a differenza di un agente immobiliare che deve tutte le volte spiegare chi è, tutte le volte spiegare cosa fa, l'80%, il 90% ce lo fa il marketing. Ok, io però continuo ancora a non capire alcuni passaggi. Sì, quindi poi ti faccio altre domande, preparati. Nel frattempo passo a Massimiliano, perché so che insomma si sposa un po' il tuo progetto con quello di Emanuele, molto anzi, no? E poi con tutto quello quello che fanno gli agenti immobiliari, insomma, si sposa a pennello il tuo progetto, Massimiliano. Sei andato molto avanti. Sì, siamo andati avanti sotto l'aspetto tecnologico, ovviamente. Assolutamente. Abbiamo fatto, con Casa Scelta abbiamo fatto ormai un percorso, diciamo, di qualche anno, e abbiamo spostato il focus dal desktop allo smartphone, in questo caso. Che cosa significa? Significa mettere sostanzialmente una tecnologia all'interno di uno strumento che conta 24 ore su 24 e che potenzialmente ti mette nelle condizioni di essere sempre produttivo. E abbiamo spostato il concetto da lavoro manuale, cioè in senso l'uomo a servizio della macchina, abbiamo invertito un po' il discorso chiaramente e mettiamo la macchina in questo modo a disposizione dell'uomo. Come lo facciamo? Portando tutti i nostri concetti che fino a ieri avevamo dentro il desktop, li portiamo dentro un'applicazione su smartphone. E ricordiamo brevemente, scusami Massimiliano, sì, cosa fa CasaShare, magari per la prima volta qualcuno ci sta guardando o non conosce ancora CasaShare. Noi nasciamo per agevolare forniamo una serie di servizi che consentono al professionista di agevolare le varie fasi di acquisizione e anche di gestione dell'incarico. Non siamo un gestionale, non siamo una piattaforma di pubblicità, quindi un portale di annunci, ma siamo proprio uno strumento che vuole essere al fianco dell'agente immobiliare per aiutarlo ad aumentare la sua performance. Col vostro strumento si abbandona anche col vostro strumento, mi pare di aver capito un po' come succede anche con Emanuele, si abbandona un po' la citofonica, no? L'agente immobiliare che va a citofonare, che odia citofonare, ormai risento tutti quanti che odiano citofonare. E quindi CasaShare, insomma, si sposa con questo tipo di concetto oppure no? No. Allora, CasaShare nasce sotto questo punto di vista un po' neutro, cioè nel senso che parla al professionista e mette a disposizione le informazioni al professionista. Poi c'è quello che giustamente ama ancora citofonare e può mettere in pratica, insomma, in quel modo l'informazione che ha ricevuto, e poi ci sono, insomma, quelle agenzie, diciamo, un po' più digitalizzate sotto questo punto di vista, che amano queste attività di marketing che vengono fatte con i funnel, con i vari percorsi che si fanno oggi nel digitale, possono allo stesso modo utilizzare le nostre informazioni come base dati anche di partenza sotto il profilo dell'acquisizione. Però diciamo che il vantaggio che voi date agli agenti immobiliari è questa sorta di intelligenza artificiale, chiamiamola in questa maniera, anche se non è di fatto, certo, un'intelligenza artificiale completa, ma il vantaggio è quello di cercare sul territorio delle informazioni attraverso il web che di fatto loro si perderebbero o comunque dovrebbero ricercare, stare lì ore e ore a cercare online. Vero, no? Vero Diego, vero. Infatti è uno, ma solo per fare degli esempi pratici, con noi oggi hai nel tuo smartphone un assistente che lavora 24 ore su 24, per esempio sui portali più importanti, i generalisti di settore, ed è lui a mandarti una notifica push quando un privato ha messo in autonomia
un annuncio su questi portali. Averlo istantaneamente con te dentro il telefono, una notifica push, non è come rientrare in agenzia, accendere il computer e vedere se è entrato qualcosa di nuovo. Insomma, qui la questione velocità mi sembra abbastanza chiara. Io prima di andare da Emanuel sono curioso di capire cosa gli chiederà Gerardo, lui è più pungente di me, no? Quindi no. Hai visto che annuiva Emanuel quando parlava di ricerca, marketing, funnel, eccetera? No, pensavo sul pungente, che, no. Sul... che mi ha già sopportato a pranzo. Ci siamo già punzecchiati. Esatto. Allora, Emanuel, quindi sì. Parliamo ancora di Vendita Fast, così chiariamo bene il concetto. È un modello di fatto che si concentra sul proprietario di casa. Sì. Che non vuol dire che prendete a calci gli acquirenti, ma che curate in modo particolare e specializzato il cliente che deve vendere casa. Questo è un po' il core della situazione. La domanda che volevo farti è questa. Quali sono i vantaggi che avete riscontrato dopo esservi specializzati in questo modo? Perfetto, io mi riallaccio a quello che ti ho detto, il fatto di non prendere chiaramente a calci gli acquirenti, anzi ti dirò di più, l'acquirente è ben contento di avere un immobile a un prezzo di mercato, cosa che oggi purtroppo non capita, anche perché abbiamo parecchio invenduto sul mercato immobiliare italiano. E quindi la differenza qual è? Che se noi oggi ci siamo specializzati, ci vogliamo dedicare su una nicchia di mercato, che è quella praticamente con cui loro vogliono vendere, cioè i venditori privati che vogliono vendere in un certo tempo, quindi tempi brevi, riusciamo oggi a essere gli specialisti. Proprio perché, a differenza di essere, diciamo, come uno dei tanti, ed essere visto come uno dei tanti, e fare lo stesso lavoro che fanno gli altri, che si replica praticamente tutti i giorni, noi comunicando con contenuti di valore, questo ci permette comunque di differenziarci e di conseguenza il cliente viene proprio educato sui bisogni che lui oggi vuole in quel momento lì. Ok, ti interrompo per chiederti questo. Allora, ci spieghi cos'è un contenuto di valore? Sì. Questa è la prima cosa. E un'obiezione comune che può arrivare dal popolo è prendo un immobile sotto mercato, lo vendo comunque, no? Quindi raccontiamo meglio che non è questo il segreto del certo. Successo di Vendita Fast, ma... Allora, il contenuto di valore vuol dire andare a intercettare quel profilo di cliente target che a noi interessa, ovvero colui, il proprietario di casa, che ha deciso di vendere, quindi ha già preso consapevolezza di voler vendere, e conoscere già il suo sistema, diciamo, di credenze. Quindi nell'andare a produrre contenuti di valore che possono essere come ti posso aiutare a non commettere i 5-6 errori per la vendita, come ti posso aiutare a insieme usare una strategia che possa non essere, diciamo, per te inefficace o essere controproducente. Quindi perché... di fatto, scusami, per semplificare, contenuto di valore è un contenuto che può essere un post su Facebook, un articolo video. Sul blog, un video che noi in mandiamo. Cui andate a raccontare come vendere casa in sicurezza, come vendere casa velocemente, come valorizzare l'immobile per una vendita più rapida. Quei contenuti che in qualche modo possono interessare i clienti che hanno una casa e che quindi in qualche modo per loro diventate un riferimento. Sì. Quindi la prima cosa che fanno prima di vendere casa è contattarvi. Contattarci, okay. Esattamente. La finalità poi è questa. È quella, okay. Quindi creiamo proprio un, come diceva appunto prima Massimiliano, un funnel e quindi cerchiamo di intercettare quei clienti e poi farli diventare da freddo a caldi, okay. E fare in modo che poi ci contattino e da lì avere tutti gli strumenti poi per avere e collocare l'immobile a prezzo giusto. Ok, leva del prezzo, sì. Non è soltanto questo successo del metodo Vendita Fast, perché sennò sarebbe facile, sarebbe quasi certo. banalizzante. Ecco, quindi prezzo importante, sì, ma... Allora, prezzo importante, che è il primo punto essenziale che serve per generare chiaramente interesse da parte di potenziali acquirenti. Noi, paradossalmente, può sembrare non in linea con il mercato generale, ma noi diciamo comunque quelli che sono oggi i valori. Quindi, se laddove non dovessero esserci presupposti, sappiamo dire di no. Ecco, anche quindi, perché non puntate ad avere 80 immobili in gestione, magari 50 dei quali fuori prezzo, ma in media un'agenzia Vendita Fast, che oggi
ricordiamolo, anche più sedi sul territorio, sì, in media gestisce 10 immobili per agente immobiliare. Assolutamente sì, confermo, anche perché questo ci permette che ogni singolo agente, ogni nostro singolo collaboratore permette di avere la gestione piena di tutti i venditori con i report e tutto quello che serve per portare a termine il risultato. Sì, un tipo di relazione che difficilmente potrebbe avere un agente immobiliare avendo 80 case che gli circolano in agenzia. Questo è un po' esattamente. Noi dei punti deboli dei nostri colleghi ne abbiamo fatti dei punti di forza. Certo, bene. Allora, allento la pressione su di... Emanuele. Continuate. Ti piaceva, è divertito. No. Arriviamo un secondo a Massimiliano. Allora, casa share. In sintesi, tre cose che casa share fa per l'agente immobiliare automaticamente. Per l'agente immobiliare trova, individua, struttura e riconsegna delle informazioni per fare un'acquisizione in maniera più veloce, in maniera più mirata, quindi annunci dei privati con notifiche push in telefono. L'altro grande passaggio che riteniamo di aver fatto tecnologicamente parlando è riuscire a far realizzare a un agente immobiliare un'analisi di mercato in meno di 2 minuti di orologio, direttamente dallo smartphone. Abbiamo sostanzialmente dato la possibilità all'agente immobiliare di presentarsi con un biglietto da visita digitale, quindi un'analisi comparativa digitale, che possa poi essere accompagnata da un documento PDF. Il tutto fatto esclusivamente da smartphone, senza passare da un computer. Questo consentirà al professionista in strada, durante una festa, durante qualsiasi momento della giornata, di essere sempre produttivo e di non lasciare più un biglietto da visita cartaceo e sostanzialmente essere dimenticato da qui a breve tempo, molto probabilmente. Quindi abbiamo dato una scossa forte sotto questo punto di vista. Quindi analisi comparative digitale e cartaceo fatto dallo smartphone. Terzo punto, per chi è interessato alle aste, compreso il discorso dei privati, il nostro assistente virtuale, perché così ci piace chiamarlo, consegna anche le aste che entrano nell'area di interesse dell'agente immobiliare. E poi c'è la gestione del portafoglio. Ogni agente immobiliare ha chi 10, chi 20, chi 30, chi 40 immobili e non può tutti i giorni andare a verificare se il suo immobile è andato fuori prezzo, o meglio se i colleghi, i competitor hanno inserito immobili analoghi sul mercato, okay, e quindi esatto, il nostro assistente virtuale isola esclusivamente gli immobili che meritano attenzione, diciamo, e che quindi c'è bisogno di ricontattare il proprietario per eseguire un ribasso in maniera anche immediata per non perdere acquirenti. Ok, appunto. Bene, prima di rilanciarvi a Diego, un po' di saluti. Allora, abbiamo collegati Roberto Di Domenico, Elena Parolin, Marina Brandi, Boscardelli che ti saluta, Grechi, Grechi di Wallians, Cassanelli, Battistelli Sabina, Federica Roncadori, Andrea Boschini, ecco il mitico Andrea Boschini, Francesco Abbondanza. Sono tanti amici, tanti sì, quasi di collaboratori, okay. E l'ultimo di famiglia. Bene, bene, ottimo, un saluto. Allora, prima di passare invece alla prossima domanda, sempre Emanuele, Gerardo, facciamo un po' di pausa? Facciamo un po' di pausa, sì. Pubblicità, a dopo. A dopo. Ciao, sono Ilaria Profumi e sono qui per consegnarti un invito davvero speciale. Cerchiamo 1000 professionisti da inserire nelle oltre 350 agenzie affiliate. E tu potresti essere uno di loro. Sei un agente immobiliare, un architetto, un geometra e vuoi far parte della nostra grande famiglia? Ti presenterò il sistema Remax, basato sul modello dello studio associato. Decidi ora di costruire insieme a noi il tuo futuro di successo. Entra in vigore la nuova normativa sulla privacy. Sei già a norma? No, vero? Nessun problema. Evita multe e sanzioni e dormi sonni tranquilli. Oltre 5.000 clienti ci hanno già scelto. Col servizio privacy di Regold non avrai più nulla di cui preoccuparti. Regold ti aspetta per preparare tutta la documentazione. Anche tu sarai perfetto.
Non rischiare. Chiamaci subito oppure visita il sito www.regold.it. Con Regold è tutto più semplice. Eccoci di nuovo insieme. Allora, prima di fare la prossima domanda, voglio dire a chi ci sta guardando in questo momento di rimanere con noi fino alla fine, perché c'è una sorpresa. E in questo senso Massimiliano ha una sorpresa per chi ci sta guardando adesso, vero Massimiliano? Assolutamente. Confermi? Ah, confermo. Ci vuoi anticipare qualcosa? Ci sarà un simpatico omaggio a chi resterà Stop. Con noi. Troppo. Hai già detto troppo. Allora, torno su Emanuele. Emanuele, allora, vendita fast. Facciamo un piccolo ricapitolazione. È un metodo per profilare clienti venditori. Ok. Sì. Io ho parlato di metodo, quindi ti chiederei adesso magari di addentrarci un attimino un po' meglio. Hai parlato di funnel, di marketing, di profilazione. Perfetto. Fast in inglese significa veloce, ma too fast significa anche digiuno in inglese. Magari pochi lo sanno, no? Quindi il confine è labile tra il digiuno e la vendita veloce. Bisogna stare un pochettino un po' attenti, scongiuriamo questo rischio, no? Quindi spiegaci un po' meglio quello che è il metodo. Ma il metodo consiste, come ti dicevo appunto prima, in intercettare questi venditori. Una volta intercettati, vengono da noi profilati, facciamo una serie di domande per capire se il cliente è in target, per capire se riusciamo appunto a offrire la nostra garanzia, che è quella di vendere in 67 giorni. 67 giorni? Cioè, voi date questo dato certo, noi vendiamo a casa tua in 67 giorni. Sì, e ti dirò di più, dal 68esimo giorno noi riconosciamo 10 euro per ogni giorno di ritardo nel caso in cui dovessimo sforare quei 67 giorni. E allora ci devi dire qual è il vostro segreto, perché... Se siete disposti. Ma il segreto è che vendiamo prima. Rimborsare il cliente. No, in realtà vendiamo prima. Detta così, tutti gli agenti immobiliari vendono prima. I dati sono dimostrabili, quindi laddove in alcuni casi la percentuale è molto minima, è minima perché, come dicevamo prima, facciamo una gestione dell'incarico fin dall'inizio, sì, molto attenta, gestiamo pochi immobili, quindi non c'è il rischio di dimenticarsi di qualche venditore, non c'è il rischio che qualcuno ci chiami per dire ma quando mi porti i clienti, perché è da un po' che non ti vedo. E quindi tornando invece al metodo... Collaborate? Noi collaboriamo sì, come dicevo appunto prima a Gerardo in pausa, avendo degli standard dobbiamo garantirli. E come standard intendo che se io oggi noi vendiamo con massimo 4 visite, devo capire dall'altra parte il collega che cliente mi sta portando. Perché spesso purtroppo c'è la voglia di portare il cliente pur di vendergli qualcosa. Quindi certo, quello è il classico tour. A noi tour non serve, noi il tour lo lasciamo fare agli altri. Quindi mi hai già dato un altro dato, massimo 4 visite. Io sono affascinato, Gerardo, scusami, perdonami, ma non riesco, perché non ci dà il segreto. Se voi fanno anche il franchising, se sei interessato, allora sono attratto. Alla fine vi diremo. Esatto. Perdona, quindi hai detto collabori e questo probabilmente collaborate, e anche questo uno dei punti sulla quale vi basate, no? Sì, lo facciamo. Massimo 4 visite, 67 giorni per vendere un immobile. Laddove non dovessimo riuscirci, riconosciamo questi 10 euro al giorno. 10 euro. Quindi se dovessimo vendere al 100esimo giorno, che va bene comunque perché rientriamo nell'incarico in esclusiva, a quel punto riconosciamo circa 320 euro. Facciamo lo sconto sulla provvigione. Perfetto. E quindi il cliente è ben contento anche di dire ok, se ti metti anche tu comunque in sfida su questo punto, è chiaro che per lui si sente anche più, diciamo, tutelato, no? Certo, perché ci mettete la faccia, sì, e anche i soldi in questo senso. Per quanto tempo prendete l'incarico, mediamente? Allora, noi, la nostra politica aziendale è quella di prenderlo in 6 mesi. Non ti nascondo che c'è stato qualcuno che ha voluto che fosse un po' più corto, e lì, anche lì ci siamo misurati, quindi in alcuni casi l'abbiamo preso per 3 o per 4, comunque massimo 6. Massimo 6 mesi? Massimo 6, non insomma, di più. Perché se tu arrivi a 6 mesi che la casa non l'hai venduta, c'è qualcosa che non va. Quindi o per cattiva gestione, o perché non hai monitorato bene il mercato, o perché non gli hai dato le informazioni giuste, quindi il cliente aspetta che tu gli dica qualcosa. Quindi diciamo l'elemento distintivo, mi pare di aver capito, è non solo a questo punto la profilazione del venditore, ma anche dell'acquirente, perché portare massimo 4 potenziali acquirenti vuol dire che tu vai a fare un certo tipo di lavoro importante. È un effetto imbuto, lo chiamo io. Certo. Quindi sia da una parte acquirente sia dalla parte venditore. L'acquirente, come tutti sappiamo, la casa tendenzialmente si presta a essere, diciamo, quel luogo di vado a vederla tanto per.
E allora anche lì dobbiamo fare uno spartiacque, nel senso che da una parte dobbiamo capire chi è realmente interessato e dall'altra parte chi invece non lo è. Non ti nascondo che anche come vendita fast ha generato, perché siccome è nato per i venditori, ma in realtà il messaggio che è arrivato anche agli acquirenti, che loro hanno detto: se voi comunque acquisite degli immobili ai prezzi di mercato, dobbiamo anche affrettarvi a chiamarvi, perché dopo, se non li vendete subito. E lì abbiamo inserito una frase, una call to action nei nostri cartelli vendisi: in vendita ancora per poco. Ah, bellissimo, ottimo. Ma tu usi CasaShare? Usate CasaShare in vendita fast? Io mi sono confrontato con Massimiliano e anche qui gli ho detto che ero rimasto un po' indietro su CasaShare. Ti ha già fatto vedere l'avevo, un po' come funziona? L'avevo, sì, adesso però ha più di un upgrade. E quindi sicuramente faremo qualcosa insieme. Ecco, Massimiliano, noi non possiamo far vedere tutto, ovviamente, perché certo, sennò, voglio dire, è giusto che ti contattino. Però io ti vedo anche un po' troppo tranquillo su quella poltroncina lì. Cioè, nel senso, dacci una novità, una bomba. Si è fatto troppi nemici nel corso degli anni, quindi adesso si è dato una calmata. È diventato proprio diplomatico. Più calmo, più tranquillo. Non ti riconosco più, guarda, basta. Non è più il ragazzo da rissa, no, di un tempo. Da combattimento, siamo diventati un po' più da salotto. Da salotto. No, a parte questo, no? Al di là del discorso della tranquillità, abbiamo lavorato tantissimo, Diego, in quest'ultimo anno e mezzo, due, sostanzialmente, per riuscire a portare quello che di buono avevamo fatto sul desktop e portarlo, forse per la prima volta, alla portata di tutti, perché siamo noi, ricordiamoci che siamo un modello che è stato studiato per agenzia, quindi strumento, certo, per agenzia, un po' come sono tutti. Ecco, qui già cominciamo ad avere due elementi distintivi. Cerchiamo di parlare anche al moderno, sicuramente professionista, perché parliamo di smartphone, ma sicuramente il nostro modello è passato da agenzia a professionista. Quindi vogliamo dare il CasaShare a ogni singolo professionista. Un piccolo cambio di paradigma in questo senso, perché credete che l'agenzia immobiliare sia diventato il professionista come negli Stati Uniti, no? In questo senso. Oggettivamente pensiamo che il nostro strumento, per quello che fa oggi, nella modalità in cui lo fa, è molto più adatto ad essere individuato come uno strumento personal. Ricordo che tu avevi lanciato questo dato, avevi dato questo dato, insomma, che negli Stati Uniti, mi ricordo che eri stato tu, se non sbaglio, che negli Stati Uniti l'agente immobiliare passa molto più tempo fuori che in agenzia immobiliare. Adesso non mi ricordo le percentuali, ma erano cose intorno al 93%. E questo tu lo dicevi già nel... Un po' di anni fa. Un po' di anni fa, che sembra già preistoria. Poi non sono tantissimi, a dire la verità. Però da circa 6-7 anni fa, 8 anni fa... Sì, all'incirca, sì. Sì, ma diciamo che il trend è sempre stato quello, perché comunque poi... specialmente l'agente immobiliare, no? Che lavora con le informazioni, che lavora con i dati, deve essere portata a interagire immediatamente, il prima possibile. Non c'è più il concetto del torno in agenzia, ci sono tutta una serie di cose che adesso comincio a fare quando torno. Secondo me questo discorso ormai è un po' troppo obsoleto, insomma, c'è il rischio che i clienti vanno più avanti. Però gli agenti immobiliari sai che sono un po' restii, no? Un po' alla tecnologia, bisogna educarli bene. Cosa stai facendo per educarli? Allora, sostanzialmente tendiamo, l'ultima convention che abbiamo fatto con la holding a Sorrento, ho fatto passare un'immagine di un agente immobiliare con il materassino in riva al mare e il telefono con la notifica push. Sappiamo che sicuramente togliere passaggi, soprattutto competenze da dover imparare, da dover apprendere, è sicuramente quella la strada. Cioè dobbiamo creare degli strumenti e delle tecnologie che, una volta che hanno ricevuto l'istruzione, come a dire, mi interessa questo, da adesso in poi vai da sola, mi dai le informazioni e sono io che decido se poi trasformarle in qualcosa di più. Secondo me il passaggio è tutto lì. Dobbiamo cominciare a pensare che le tecnologie debbano essere in grado di essere alla portata di tutti e soprattutto imparare anche a correggersi da sole, in base a quello che poi è la volontà anche involontaria del professionista. Il tuo progetto va un po' in contrasto con quello che sta succedendo nel resto del mondo, nel senso che i portali si stanno adeguando, insomma, alla vendita tra portale e privato, e invece tu invece favorisci quello che è l'agente immobiliare. Non voglio farti la domanda, ti lascio Gerardo. No, potevi farla. Avete condiviso le domande. Esatto. Restiamo un attimo, anzi, facciamo un salto alla fine, nel senso che
Prima abbiamo parlato di una sorpresa. Allora, l'app Casa Share è scaricabile sia per Android che per iOS, giusto? Esatto. Perfetto. E, prevede un periodo di prova gratuito di 20 giorni. I primi 4 che scriveranno il nome nei commenti sotto questa diretta riceveranno però una card con un codice, un voucher, ok, dove potranno estendere il periodo di prova gratuito per ulteriori 30 giorni. Esatto. Ok? Perfetto. Quindi da questo momento. Da questo momento, esatto. La card che vedete, ecco, quella è l'immagine, mio, no? Quella è l'immagine. Perfetto. È la prima volta che facciamo una cosa del genere, tipo il televoto, Gerardo. Esatto, sono emozionato. Sei emozionato. Sì, è la prima volta che lo facciamo. Okay. Per l'ospite c'è? Per l'ospite c'è la Gold, che mi dicono arrivare ad un anno di prova gratuito. Ah, un anno in regalo, comunque. Il regalo, ecco. Allora, Casa Share, acquisizione, monitoraggio di mercato, analisi comparativa, ma non solo, io so che, non ti sto facendo un favore adesso, che ci sono due servizi sui quali state lavorando per gli agenti immobiliari. Ce ne vuoi parlare? Dipende a quali servizi ce n'è uno. Ci sono delle cose che chiaramente su cui siamo all'opera. Ok. Ti parlo di team dell'agenzia, crescita del team in agenzia, e ti parlo anche di tutela della provvigione dell'agente immobiliare. Sì. Puoi raccontarci qualcosa? Conosco già la risposta. Come fai a sapere queste cose? Perché è un infiltrato nel suo team. Devo rivedere un po' la squadra. Sì, perché la fuga di notizie. Devo rivedere la squadra. Allora, sicuramente sono due temi che chiaramente sono importanti, no? Perché la tutela della provvigione, proprio perché siamo uno strumento che ancora vuole investire sui professionisti, vogliamo appunto pensare a quelle che possono essere cose veramente oggi utili, no? In questo senso. Quindi sicuramente sì, confermo che stiamo vedendo, insomma, stiamo operando in questa direzione, e poi c'è anche il contesto personale, che è sempre importante, no? Ok, nelle agenzie, il gruppo di lavoro. C'è sempre voglia di fare, come si dice, recruiting, no? In questo caso. Quindi possiamo pensare a due iniziative, esatto, che possono coinvolgere da un lato il reclutamento di nuovi agenti, dall'altro invece la tutela della provvigione per dell'agente immobiliare. Assolutamente sì. Tutto questo automaticamente. Esattamente. Come per tradizione. Siamo molto ansiosi, mettete i nomi sotto i commenti per ricevere il voucher di estensione del periodo di prova gratuita. Allora, Emanuele, sì. Prima che tu finisca nella Justice League degli agenti immobiliari e super agenti, no? Allora, intanto vorremmo che ci raccontassi la tua vita prima di Vendita Fast, sì. Perché almeno, insomma, dimostri di essere l'evoluzione. Un essere umano, esatto, e non un supereroe. Poi no, c'è Andrea Boschini che dice, ma Andrea Boschini è un po' come San Tommaso, no? Che se non me... dice, ma come mai se vengono 67 giorni comunque prendono l'incarico per 6 mesi, che bisogno c'è? Quindi decidi tu se rispondere adesso. No, certo, ho anche risposto prima, tra l'altro dicendo che in alcuni casi il cliente stesso ci ha chiesto un'esclusiva inferiore e noi l'abbiamo accettata. È semplicemente uno standard, quindi non è portarsi avanti, esatto. Non è un portarsi avanti nel dire, nel caso in cui, anche perché se laddove non dovessimo riuscirci c'è una sorta di soddisfatto rimborsato, per noi quello è la garanzia che il venditore ha nel caso in cui dovessimo sforare. Quindi l'obiettivo comunque è comune, sia da parte nostra che del proprietario che ci affida l'incarico. E i 6 mesi, diciamo che è il tempo giusto. Ma anche per ammortizzare gli investimenti che un'agenzia normale che acquisisce un incarico fa. Cioè 6 mesi di lavoro sono una cosa normale, no? Quindi chiedere un incarico a 6 mesi non è una cosa straordinaria. Poi vendi in 30 giorni. Preoccupa. Ecco, l'anno ti preoccupa. L'anno che mi preoccupa. Poi se vendi in 30 o in 60, che bravo. Il risultato dire, c'è, no? Okay. Il risultato c'è, e quindi di conseguenza, siamo tutti contenti. Ripeto, in alcuni casi c'è stata chiesta e l'abbiamo fatto e abbiamo raggiunto l'obiettivo anche in quei termini lì, quindi facendo una sorta di deroga, diciamo così, alla famosa politica aziendale. Ok, prima di diventare un supereroe, quindi eri un agente immobiliare... Sì.
normale, tradizionale. Quindi che ha creato un certo punto della sua carriera dopo quanti anni di 22 esattamente, 22, un po' stufo. Sì, parecchio un stufo. Un po' trascinato. Stressato, ma anche proprio frustrato. Frustrato perché continuavo comunque a volermi differenziare, ma non ci riuscivo, nel senso che ogni volta dovevo sempre e comunque incontrare il cliente e cercare di raccontare un po' tutta un po' la storia, no? Che io sono più bravo degli altri, piuttosto che qui, se lo dai a me. E io ho detto, ma comunque manca qualcosa. Il fatto di andare anche alla ricerca del cliente e che viene visto anche un po' ti autodeclassi, no? Come se ti autodeclassassi. E questo io a un certo punto ho detto, no, ci deve essere per forza un qualcosa. E abbiamo conosciuto il brand positioning, anche perché VentaFast fa già da spartiacque. Prima tu dicevi, no, il termine fast. E proviamo un attimo a immaginare, perché la casa io dico si vende o non si vende. Da questa parte abbiamo colui che dice io fondamentalmente non ho fretta, se non la vendo un piano B, se non la vendo la lascio lì piuttosto che magari vedo poi cosa farmene, e dall'altra parte invece è quello che ha preso consapevolezza di voler vendere. Noi ci siamo dedicati a quelli, quindi in quella nicchia siamo gli specialisti, perché veniamo proprio percepiti come tali. È una questione di percezione, quindi, Gerardo. Certo. Non c'è nessun tipo di superpotere. Cioè, ok, no, diciamo che negli anni ho acquisito qualche competenza, quindi... Sì. Certo, immagino. Poi facciamo corsi, anche i nostri collaboratori sono sempre formati e informati. Okay. All'interno facciamo della formazione anche sulla comunicazione, perché è importante comunicare, non andare a braccio. Al di là delle tecniche, perché io posso essere anche bravo nelle tecniche, ma se poi non so comunicare, chiaramente faccio più fatica. Quindi parliamo, scusami. No, stavo dicendo che io non ci credo ancora. Lui ha un segreto, ma non ce lo vuole dire, giustamente, perché insomma ci stanno guardando in pochi in questo momento. Ma credo che la coppiata tra metodo, una scelta, no, di non dare tutto a tutti, certo. Quello accostato poi ad un approccio digitale innovativo che sono ancora in pochissimi a farlo, perché richiedono competenze interne ed esterne e anche investimenti, credo che producano un buon risultato. Risultato che non si traduce soltanto nell'agenzia immobiliare dove sei tu a Cattolica sì. Ma avete anche più di un'agenzia, o sbaglio? Sì, okay. Siamo prossimi ad aprire praticamente la quarta, okay. Quindi ne abbiamo due realtà già avviate, consolidate su Cattolica, okay. E siamo prossimi su Riccione, sì. E poi Morciano, con dei nostri colleghi che hanno condiviso anche loro sono già agenti immobiliari, sì. Hanno condiviso il nostro metodo, anche perché è piaciuto proprio come comunicavamo, quindi questo metodo e la comunicazione piace anche agli operatori del settore, e ci hanno chiesto di far parte di questo progetto. E poi abbiamo invece il nostro primo franchisee, che è a Bolzano, e quindi abbiamo anche testato che il metodo funziona anche in realtà piccole, come possono essere bacini da 8 o 15 mila abitanti, funziona anche in territori come Cattolica, che parte del mercato immobiliare è dedicato al turistico piuttosto che anche al residenziale, e poi bacini come possono essere Bolzano, che più o meno fa 100 mila abitanti. Caspita. Quindi insomma qui abbiamo dei numeri, dei fatti, poi voglio dire, non hai vinto un gratta e vinci, un turista per sempre con cui hai finanziato questa cosa, no? No, ma così almeno siamo tranquilli. È tutto farina del nostro sacco, io non sono da solo, c'è anche la mia socia, collega Elisa Galeazzi, che tu hai avuto modo di conoscere. Certo. E nel progetto VentaFast Italia c'è anche Andrea Conti, che è il nostro, il nostro fautore della macchina. Guru Tech. Sì, esatto, Guru Tech, sì. Va bene, ok. Diego, a te. Ma io, allora, stavo guardando un attimino anche un po' le domande che fanno online su Facebook. Boscardelli chiede, che salutiamo, ciao Luca, che chiede qual è la funzionalità più utilizzata di CasaShare. Ed è più utilizzato desktop ad oggi, mobile o app? C'è anche questa cosa, no? Mobile o app? Sì, allora, per quanto riguarda le funzionalità più utilizzate, in realtà sono due. Sono la parte che riguarda ovviamente gli annunci dei privati e le analisi di mercato, come erano state concepite e fatte fino a poco tempo fa con il desktop. Dall'avvento dell'app, che praticamente voglio ricordare, siamo sul mercato sostanzialmente con l'app per gli agenti immobiliari da febbraio, quindi febbraio, marzo e aprile
abbiamo incrementato solo attraverso l'app di quasi 400 nuovi clienti. Quindi una crescita costante in questi 3 mesi, numeri assolutamente interessanti, e sicuramente stiamo andando a parlare a tutta quella fascia di agenti immobiliari che fino a ieri non parlava con noi per la questione desktop. Certo. Cominciamo ad essere, diciamo, più fruibili a tutti quanti attraverso quest'app, e anche a livello di costi. Insomma, rispetto a quando sei partito, sono aumentati in percentuale gli agenti immobiliari mobile, tra virgolette, oppure? Perché a me non risulta proprio questo, da mie statistiche. Quindi... Allora, in linea generale no, c'è sempre un'avversione, perché comunque c'è sempre questa idea che il mio lavoro è sul computer, no? Cioè, io lavoro quando sono dentro l'agenzia. Quando torno in agenzia, accendo il computer, faccio acquisizione, certo, dal computer, o faccio delle cose, devo preparare dei documenti per i miei... Cioè, c'è sempre l'idea che io il lavoro lo faccio quando torno in agenzia. Però secondo me ci sono degli aspetti, lo vediamo nel nostro caso, dove è indubbio che se io ti metto gli annunci dei privati con notifica push dentro un telefono, uno strumento che lavora per te 24 ore su 24, quindi non c'è bisogno di chiedere, ma fa tutto lui da solo, anche, diciamo, quello un po' più ostile verso queste tecnologie non può che trovarlo comunque comodo. E se riusciamo a lavorare in questo senso, in questa direzione, secondo me ne portiamo tanti, non dico a convertirsi in linea generale, però comunque cominciano ad apprezzare che cosa significa avere determinate tecnologie a disposizione. Poi sono d'accordo con te che il trend generale non è ancora da questa, diciamo, dalla parte dello smartphone, del mobile. Io me la immagino così la tua applicazione, poi non so se in realtà è così perché non l'ho ancora vista in concreto, non so la funzionalità, però ad esempio io sono in Viale Matteotti, che è la via dove ci troviamo adesso, no? E se non conosco ancora degli immobili che sono in vendita, mentre cammino mi arriva una notifica. È possibile questo? Sarebbe possibile, però non è necessario, in senso che Cioè, io sono sotto uno stabile, mi arriva una notifica, caspita, sono qua, mi informo sull'immobile che hanno appena messo in vendita, questo è il discorso. Tu sei un professionista e lo strumento ti chiede di indicargli, a prescindere, le aree dove tu operi. Nel momento in cui tu hai indicato per la prima volta le aree dove tu operi, non devi fare nient'altro, non c'è bisogno che sei sul posto per ricevere quell'informazione, la ricevi, punto. Se sei in agenzia, se sei al mare, se sei in vacanza, se sei all'estero. Ma col numero di telefono di chi sta vendendo, tutto quanto. Con un contatto, tutto. Tutto quanto. Addirittura con un'analisi comparativa fatta immediatamente in base a come si comportano gli agenti immobiliari che trattano immobili su quella zona. Per far capire anche se il proprietario è entrato sul mercato con un prezzo, diciamo, non proprio fuori dal mondo. Magari ci accorgiamo che spesso i proprietari mettono degli annunci online venendo da un'esperienza di un incarico scaduto con un agente, quindi diciamo che hanno effettuato tutti i ribassi che dovevano fare, però decidono comunque magari di rientrare nel mercato in una fase specifica provando da soli, e quindi noi magari ci ritroviamo un proprietario che ha messo online un immobile a prezzo. È una piacevole scoperta per il professionista, insomma, capire, insomma, che sta parlando con un interlocutore che ha già maturato la condizione idonea, no? Per entrare sul mercato. Io ti chiederei ancora della tutela delle provvigioni, del team, ma tanto non ci dici niente, quindi passo a Emanuele. Emanuele, allora, sinceramente mi trovo in difficoltà a farti un'altra domanda. Vai, no. Però, cioè, non vorrei essere... Però, insomma, io il tuo nome è Vendita Fast. Sì. Quindi diciamo che il paradigma parte dalle vendite, quindi dai venditori. Perfetto. Quanto conta, però, poi hai detto che comunque il 4 acquirenti profilati tu li porti a vedere questi immobili che hai preso in vendita, per la quale è un incarico in esclusiva di almeno 6 mesi, ok? Questo è il resoconto, sì, un po' di quello che succede attualmente, no? Quanto però sulla bilancia, secondo te, è più importante la profilazione del venditore e quanto quella dell'acquirente? In Italia ci sono dei formatori che professano il fatto che la vendita parta dall'immobile, che sia a prezzo, che insomma, che sia un bel immobile, che piaccia, eccetera. Però invece il contrario? Mi dici 4 acquirenti profilati, quindi vuol dire che sulla bilancia conta tantissimo questo fattore. Beh, 4, perché in alcuni casi riusciamo anche a chiudere con una visita. È questo che... Quindi sì, il 4 perché è sempre una media, come d'altronde noi, per quanto possiamo profilarlo l'acquirente, non dico che non sempre dice la verità,
a volte ci sono delle variabili nel mentre, quindi noi abbiamo degli strumenti oggi dal virtual tour che ci permette comunque di eliminare perdite di tempo. Esatto, quindi ti guardi già la casa comodamente da casa, piuttosto che se sei in ufficio te lo faccio vedere, te lo proietto a monitor. Mandiamo fate una preanalisi finanziaria del soggetto con una verifica delle problematiche che può avere anche in fase di richiesta mutuo. Esatto, lì abbiamo già un consulente interno e quindi in collaborazione loro praticamente abbiamo stretto tra l'altro un accordo pochi giorni fa e quindi questo ci permette di avere quasi in diretta anche una sorta di ok di fattibilità. E quindi tornando alle quattro visite è chiaro che diventa, credimi, difficile, noi facciamo un sacco di domande e questo a volte non viene proprio preso bene dall'acquirente perché, sì, perché certo. Entri in alcuni casi troppo nell'intimità, certo. Nello specifico eccetera eccetera. Loro sono abituati perché andando invece a chi si occupa dell'acquirente, quindi nel 90% dei casi molte agenzie, ma basta guardare anche i siti, propongono il loro prodotto, invece noi il nostro sito è basato invece per chi vende casa, con già lì anche lì dei contenuti dei video specifici e quindi l'acquirente se va in altre agenzie, arriva da noi, trova un po' da di... ma a parte che compra, ma trova anche un po' di difficoltà proprio perché dall'altra parte tutte queste domande non sono state fatte, quindi no, è sì ce l'ho, venga a vedere e poi... Prima con Gerardo si parlava... E voi avete basato il vostro metodo, il vostro business, su delle mancanze che in generale hanno gli agenti immobiliari. Perfetto, io infatti dico sempre che dai punti deboli dei nostri colleghi ne abbiamo fatti dei punti di forza. E questo ci permette oggi di differenziarci, oggi ci permette di fare i fatti, ecco, quindi non più chiacchiere, perché ormai il cliente vuole veramente qualcuno che concretizzi e non che... faccia tante... Perché tu dici che l'agente immobiliare non è ben visto in questo senso dal pubblico? Ahimè no, perché ci abbiamo messo negli anni del nostro, ahimè no perché... Lascia molto pensare quello che stai dicendo, Gerardo, eh? Cosa dici tu? È vero. No, ma sono argomenti che abbiamo già fatto, abbiamo già trattato e sono punti sui quali convergiamo. La reputazione è bassa, giustamente... loro cosa hanno detto? Ma ok, che cos'è che non fa l'agente immobiliare? Ok, lo facciamo noi. Quindi quando capita quel cliente a cui fai firmare il foglio visita banalmente, ti dicono: ah, ma dalle altre parti non mi hanno mai chiesto niente. Ecco, quello fa parte del metodo. E quindi anche fare le domande, no, sulla propria profilazione finanziaria, nessuno le fa perché si ha un po' paura di cioè, quando risposta. Ti capita un acquirente. Ovatta, no? Non gli vado a fare domande che possono essere magari personali per paura poi di perdere. In realtà il rischio vero è quello di perdere tempo. Tu pensa che qualche anno fa, lo sai benissimo, c'era qualcuno che definiva l'agente immobiliare un apriporta, un semplice apriporta. Quindi insomma. Già, ma non solo, poi c'è anche il problema della provvisione. Non si dice. No, si è pentito, no, ha detto che si è pentito. Perché poi... Però scusami, a questo punto bisogna anche dire che sulla base di quello che sta dicendo adesso Emanuele, Gerardo, insomma, qualche conferma arriva, no? Certo, vero. Ma d'altra parte, se loro stanno dimostrando che con un po' più di rigidità, di metodo, di qualificazione, comunque i numeri arrivano lo stesso, vuol dire che, insomma... Quell'affermazione lì non era del tutto sbagliata. Possiamo dirlo oggi? Possiamo senza dirlo. Nessun tipo di polemica? No, sì, possiamo dirlo, certo. Grazie. Io non l'ho detto. Gerardo, sì. Ti lascio a te. Sì, allora, c'è Boschini per Pochetti. Allora, sapere dal cartello se il numero pubblicato è già inserito nel database privato, è possibile? Grazie. Sì, è già attualmente possibile. Uh-huh. Nella nostra funzione acquisisci notizia su strada, se dovesse essere presente un contenuto online associato a un contatto, lo mettiamo semplicemente con un link che possa rimandarlo a quell'informazione. Benissimo. Pubblica. Perfetto. Però ci tengo anche a sottolineare una cosa, e qui sicuramente anche Diego è molto sensibile a questo, il discorso del nuovo GDPR, quindi certo. La gestione delle informazioni pubbliche è totalmente cambiata da quando abbiamo cominciato noi con il desktop. E con l'app abbiamo dato una risposta, siamo stati in grado di portare una risposta concreta e che rispetta anche il nuovo GDPR per quanto riguarda appunto il rispetto della presenza e della rimozione dell'informazione pubblica nonostante
non risieda sui nostri supporti, diciamo, tra virgolette, proprietari. Okay, quindi questo è molto importante. Dati sì, ma nel rispetto delle norme. Attenzione a questo, perché tutti gli strumenti che abbiamo conosciuto fino ad oggi, se sono quelli che conosciamo ancora noi, molto probabilmente devono ricevere una piccola... borderline, ok, nel trattamento del dato. Assolutamente, va bene. Sì. Ok. Roberto Di Domenico, sempre per Pochetti, chiede se occorre formazione per utilizzare CasaShare, cioè è l'ennesima applicazione per cui l'agente immobiliare deve impiegare tempo per imparare come si usa, cioè curva di apprendimento. In quanto tempo l'agente immobiliare operativo con CasaShare? Allora, qui scarica l'app. Sostanzialmente scarico l'app e quando sono dentro il sistema mi dice posso aiutarti a trovare gli annunci dei privati e posso aiutarti a fare un'analisi comparativa. Cominciamo. Una volta che ho disegnato la mia area operativa, lui lavora da solo, sì. Mi dà immediatamente gli annunci dei privati, devo solo cliccare. Un quarto d'ora di setup, dai. Sì, assolutamente. Poi se ci dovesse essere qualsiasi tipo di problema, abbiamo anche il supporto WhatsApp Business nel menu. Okay. E c'è un'operatrice comunque che risponde, aiuta. Benissimo, benissimo. Deve esserci. Usciamo un po' fuori dal contesto attuale, no? Volevo fare una domanda... particolare un po' sui quei modelli di intermediazione digitale. Che si rivolge, che fanno un po' il verso a Purple Bricks, se vogliamo nominare quella più importante, e che si rivolgono praticamente ai venditori anche lì, quindi costo zero o quasi zero, no, per chi affida un immobile in vendita, no? Quindi un tentativo di digitalizzare il processo di compravendita. Noi avremo peraltro il 23 qui due realtà nuove sono affacciate con questo tipo di modello, peraltro una ha già preso anche 2 milioni di euro di finanziamento che dove.it, e che quindi si rivolgono al venditore di casa, ma utilizzando insomma piani commissionali prossimi allo zero. Okay? Secondo voi è un momento in cui c'è pure semplice sperimentazione? O potrebbe essere, che so io, il modello di domani? Ma allora, sicuramente quando si parla di zero commissioni, cioè, mi piacerebbe capire che tipo di servizio si dà, perché lo zero non so se, cioè, non esiste in realtà, no? Nel senso che ogni professionista ha il suo valore. Quindi comunque dietro a una compravendita non è proprio un passaggio in automatico schiacciando un semplice tasto, e ci sono una serie di processi, soprattutto adesso con le nuove normative che ci sono anche sull'urbanistica, sul catasto, e quindi se non ci sono delle conoscenze specifiche, a mio avviso si rischia di fare un gran pasticcio. Ok, invece cosa ne pensi? Diciamo che siamo nella fase di sperimentazione. Che vale tutto. Ci piace sperimentare, che vale tutto. Vale tutto. Okay. Io, come sai, Gerardo, sono sempre dell'idea che siamo ancora in una fase dove il patrimonio, i proprietari di casa non sono giovanissimi in Italia, la stragrande maggioranza. Vedevo oggi alcuni dati del Ministero delle Finanze che faceva proprio una suddivisione in Italia, regione per regione, dei redditi e dei proprietari, che è la tipologia dei proprietari che abbiamo in Italia, regione per regione, addirittura provincia per provincia. Quindi già questo, cioè vedere il Ministero delle Finanze che partecipa al progetto degli Open Data, è un buon segnale, no? Ci dà l'opportunità di renderci conto un po' con chi dovremo avere a che fare forse per ancora un po' di anni. E se il target comunque è ancora quello, e per la maggioranza quello, la presenza dell'operatore immobiliare a terra non può essere, secondo me, ancora messo in discussione. Il punto di contatto a cui sono abituate, insomma, queste persone di una certa età, certo, non può essere assolutamente sostituita dal digitale, anche perché non lo conoscono proprio, certo, il mezzo digitale. In prospettiva, invece, come dico sempre io, ogni giorno c'è una persona che compie 30 anni, 18 anni, 19 anni, quindi il nostro pubblico man mano cambia. Ci sono nuovi proprietari di immobili che sono un po' più giovani, e quindi a quelli magari, ecco, un processo più snello, un processo più garantito, un modello in stile Amazon, e non per le recensioni, ovviamente, ma anche, parlo proprio del modello. Anche, dai, anche no, per... no, non lo so, su quello non mi esprimo, però un modello Amazon sicuramente per un target più giovane è molto... Sì. Più amichevole. Molto, sì.
desiderato sì. sotto questo punto di vista. E lì secondo me c'è tanto spazio, quindi secondo me questa è una fase un po' dove si fanno i test, dove si vede come va, però non dimentichiamoci insomma chi sono i proprietari degli immobili in Italia. Certo. Seguiteci il 23, magari con qualche commento, qualche così almeno commento. Rendiamo anche la puntata perché interessante. No. C'è una domanda di Marco Bisconti che magari hai voglia di leggerla tu, Diego, che un po' testimonia no, la resistenza tipica no, di tanti agenti. Io l'ho letta, però effettivamente non mi trovo d'accordo, nel senso che il servizio che fa Max si riferisce a te, no? Il problema si pone ugualmente perché negli annunci che vengono pubblicati, nella maggior parte dei casi, compare la solita frase no agenzie, quindi il 99% è impossibile acquisirli in esclusiva. Ma è vera Max questa cosa qui? Ti dà il dato. Anche lui scuote la poi testa. Sta a voi far cambiare insomma la situazione, no? Quindi il servizio di Max è chiaro ed è fantastico, poi insomma sta l'abilità dell'agente immobiliare trovare le leve giuste, no? È questo il senso. E qui ho sempre assistito a dire ti do il Ferrari e il pilota conta, insomma non basta la macchina che corre, bisogna avere poi la persona che la sa guidare e che riesce a portarla al traguardo, no? Quindi no agenzie corrisponde al 99% ad una negazione dell'incarico? Emanuele? No, il contrario invece. Il contrario, okay. Il contrario, perché in questo caso se proprio un segreto, l'abbiamo svelato, Gerardo. No, se proprio non vuoi fare la telefonata puoi già inviare un video. Video è già comunque ti differenzi, perché la telefonata non si sa mai se la fai nel momento giusto e quindi potresti irritarlo piuttosto che magari no, avere un no secco e quando quel no potrebbe essere un sì. Inizia a inviare un video e quindi già susciti no, quel senso di curiosità e poi fai la telefonata presentandoti. Il vantaggio nostro è che oggi molti ci conoscono già, quindi il brand ci sta anche creando proprio autorità. Certo. E quindi quando facciamo la chiamata, seppur a freddo, il cliente ci interrompe, dice ah, vi conosco, vi ho già visto le recensioni, perché le nostre recensioni sono anche fatte a video. E quindi questo amplifica di più il cliente soddisfatto. E in realtà anche piccole capite che fa da magnete, no? Ad altri proprietari potenziali che possono essere interessati a vendere. Sì, un'agenzia diciamo che è un po', se vogliamo, una richiesta quasi, no? Un SOS. Dimostrami il contrario, il contrario della mia volontà, della mia presa di posizione. Esatto. È un SOS. Certo. C'è Andrea Muffato che dice se lavorassero tutti con lo stesso metodo di Emanuele, al di là della specifica strategia di marketing, del tipo di posizionamento, ne gioverebbe tutta la categoria. È ben chiaro. La categoria sicuramente ha bisogno di un metodo, oggi non c'è un metodo, ci sono tanti pseudo metodi, sono poche le eccellenze, il cliente ha la difficoltà proprio di presentarsi ad un agente, ad un'agenzia e non sapere esattamente che cosa attenderà, cosa aspettarsi, no? L'istituzione di un metodo, poi al di là sia vendita fast o altro, in ogni caso andrebbe a costruire uno standard minimo di servizi e questo sicuramente favorirebbe la reputazione della figura dell'agente immobiliare. Nobiliterebbe la figura, no? Nobiliterebbe la figura, certo. È sempre lì il discorso, il percepito da parte dei clienti che devono vendere e comprare case. Dietro no agenzie, che abbiamo detto prima, non c'è solo quello che hai detto tu, Gerardo, probabilmente c'è anche molto molto altro da parte dei privati, no? Sì. C'è una provvigione che costa troppo, non viene percepito il valore tutto quello che fa l'agente immobiliare dietro una compravendita. Perché non viene raccontato. Assolutamente. Beh, potrebbe essere un'esperienza negativa, quindi arriva da un'esclusiva mancata vendita e dice adesso basta, non mi affido più a nessuno, allora tento io, provo io. Ora mi è un po' più chiaro e ti faccio anche i complimenti, perché c'è un senso anche più nobile nell'elevare la categoria a un qualcosa di diverso rispetto che adesso, insomma, quello che è. Ultima? Abbiamo finito? Ultima. Non so se tu hai altre domande. Ultima. Ultima battuta? Sì. Quanto costa allora, casa non share? Ultimissima. Penultima. Quanto costa casa share? Casa share costa oggi 300 euro IVA inclusa in unica soluzione per un anno. Ok. Altrimenti si può fare anche a 29 euro al mese, sempre IVA inclusa, attraverso PayPal, quindi con pagamento ricorrente, senza contratto. Perfetto. Provatela perché ha senso. Lanciamo un messaggio invece, Emanuele, te agli agenti immobiliari che ti stanno guardando. Allora, gli agenti immobiliari, io sicuramente voglio condividere, a parte la giornata di oggi, e davvero creare l'elemento di differenziazione, perché sennò si rischia di essere uno come tanti e questo non vi permette poi di eccellere in quello che poi amiamo fare, cioè l'agente immobiliare.
E se volete contattarci per saperne di più, per il network che ormai abbiamo lanciato e abbiamo già il primo affiliato a Bolzano, noi siamo disponibili a valutare anche altre realtà in tutto il territorio nazionale. Perfetto. Gerardo, vogliamo parlare dell'iniziativa di Massimiliano? Sì, eccolo qui, abbiamo qui questo voucher, allora, che estende, come vedere, spiegato prima. Facciamo vedere la telecamera, inquadriamolo bene. Sono delle, sostanzialmente delle tesserine. Dove sto? Dove appunto? A te? Si vede? Bene? Eccola. Eccolo qui, questa è una tesserina, dietro c'è il codice, chiaramente, che si può grattare per accedere al codice, si entra dentro l'applicazione, su acquista servizi c'è la parte dove si inserisce il codice e si riscatta automaticamente il prodotto e quindi si attivano tutti i vari servizi. Nel nostro caso gratteremo i codici e sì, darete, glieli faremo sapere, insomma, scaricate l'app, attivate il periodo gratuito di 20 giorni di utilizzo. In quel periodo di 20 giorni non è possibile riscattarlo perché già siete in prova. Mandate un messaggio qua sotto e vi facciamo avere il codice direttamente. Esatto, i primi quattro. Arriviamo ad avere 50 giorni di prodotto, insomma, quasi un mese in regalo. Mi è piaciuto molto tanto. Allora, Gerardo, siamo arrivati alla fine. Abbiamo superato l'ora, non abbiamo altre domande da fare. Ovviamente loro ci devono promettere, i nostri ospiti, che tornerete per darci un po' l'aggiornamento sulla situazione. Sulle evoluzioni che faremo. Sì, per forza. È sempre così, a distanza di tempo vi riteniamo. Sì, noi siamo in continuo sperimentazione. Per me è stato veramente un piacere avervi qui, in particolare saluto qua alla mia destra Emanuele Abbondanza, co-founder di Vendita Fast. Grazie. Piacere mio, grazie a voi. Saluti invece Massimiliano Pochetti, presidente e direttore di CasaShare. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Ciao, ci vediamo alla prossima. Sì. Gerardo, quando è che è la prossima? Settimana prossima? 23 maggio. Con una puntata dedicata sempre al digitale? Al digitale, avremo due piattaforme, se non scappano prima, ma ci hanno confermato essere presenti, che sono Dove.it e SkyCasa, che sono due modelli di intermediazione digitale a costo zero o quasi per il proprietario di casa. Tra l'altro ho scoperto nuovi progetti legati sempre al digitale, innovativi, insomma abbiamo modo di parlarne anche nei prossimi mesi. Certo, quindi, non ne dubito. Ne vedremo delle belle. Sì. Grazie per essere stato con noi, Gerardo. Grazie a te. Ci vediamo giovedì prossimo. Sì. Ciao a tutti.